facendo un sondaggio sulla frutta, su quante persone ne mangiano e quanta importanza le danno. Salve. Anche quanto a te, spesso, buongiorno. Quanto spesso mangiate frutta? Tutti i giorni. Qual è il valore della frutta nella vostra famiglia? È un valore molto importante. Preferite la frutta o la cioccolata, le patatine? No. Veramente la frutta è il primo posto. Non stiamo facendo un sondaggio sulla frutta, potrebbe aiutarci? Certo. Posso farle alcune domande? Mi dica. Preferisci la frutta o la cioccolata? Io non sono affatto per la frutta, la cioccolata e le schifezze mi danno molta soddisfazione, mentre la frutta non mi sazia. Quanto spesso mangiate frutta? Quasi mai, molto raramente. Quale importanza date alla frutta? Per me non è molto importante perché o con o senza, io sto bene comunque. Okay. Adesso ascolteremo l'opinione di due esperte che ci illustreranno l'importanza della frutta nell'età adolescenziale e in quella preadolescenziale. Ciao a tutti, dopo le due interviste fatte abbiamo capito che la signora ha preferito la frutta mentre la ragazza il cibo non salutare. Spesso gli adolescenti che mangiano cibo grasso vengono definiti catch potatoes, persone alla quali passano la maggior parte del loro tempo avanti a una TV e spesso in sovrappeso. È importante nell'età adolescenziale avere una sana alimentazione e fare molta attività fisica. La frutta e la verdura contengono vitamine, sali minerali, acqua e forniscono molta energia. Per esempio le fragole sono piene di fruttosio che fornisce energia. Invece i mandarini, le arance contengono la vitamina C, importantissima per le difese immunitarie, e le banane contengono il potassio. La frutta e la verdura si trovano alla base della piramide alimentare e questo significa che vanno assunte ogni giorno. E questo è tutto.